grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Stamattina Don Salvatore è tutto nostro. È un uomo che ha segnato un'epoca nella storia della nostra terra di lavoro. Di lui si continuerà a scrivere tanto, ma egli è soprattutto il sacerdote tra i suoi sacerdoti, quei sacerdoti che ha tanto amato, quei sacerdoti che ha stimolato a opere sempre più grandi e più vere. Il fondatore del villaggio dei ragazzi, che ha insegnato la vita a generazioni di giovani di ogni provenienza, è stato anche l'animatore di numerosissime vocazioni sacerdotali. I giovani, per essi ha lasciato tutto, ha lasciato la carriera personale, ha lasciato i suoi interessi di studioso e di intelligente animatore sociale e ha dato a migliaia di giovani un'anima. La passione della vita valorosa e generosa. Anche lui, fino all'ultimo, è rimasto giovane. Un creatore di sempre nuovi orizzonti e di speranze sempre più ardimentose. Si diranno tante cose di lui, ma si dovrà dire in modo glorioso che seppe esprimere tutte le passioni vere della giovinezza e che costruì giovinezze capaci di rifare la storia. La sua fede in Cristo rimase adamantina e seppe sempre dare alla vita che cresceva in sé e nei suoi giovani il volto di Dio. E ora Dio abbraccia il nostro Don Salvatore
per mantenerlo indomabile e provvidente per la sorte sempre felice del suo villaggio dei ragazzi e per la speranza piena di immortalità di tutti noi che profondamente lo stimiamo e sempre lo amiamo. Per le anime dei nostri parenti e di tutti coloro che ci hanno fatto del bene, perché conceda il premio alle loro fatiche, preghiamo. Per i fedeli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, perché li accolga nella luce del suo volto, preghiamo. Thank you.
di godere della visione dei misteri di cui fu dispensatore nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con te. Don Salvatore ha insegnato a noi, suoi collaboratori e a migliaia di giovani che qui si sono formati, preghiera che apre la nostra giornata. O Signore, ascolta la nostra preghiera ed insegnaci a vivere la vita che ci hai dato. Donaci la sapienza per conoscere le cose vere, buone e belle. Aiutaci a credere negli altri, ad amare il lavoro. Fa che il mondo non sciupi il divino che ha riposto in noi. L'abbandono alla tua provvidenza guidi il nostro cammino e mai il pensiero del domani turbi la nostra pace. La certezza della tua paternità sia la gioia della nostra vita, che ci spinga a cercare solo il tuo regno, la tua giustizia, così sia. Prima di compiere, secondo il rito cristiano, il pietoso ufficio della sepoltura, supplichiamo con fede Dio nostro Padre, in Lui e per Lui tutto vivo. Noi affidiamo alla terra il corpo mortale del nostro fratello Salvatore Sacerdote, nell'attesa della sua risurrezione. Accolga il Signore la sua anima nella comunione gloriosa dei santi. Apra egli le braccia della sua misericordia perché questo nostro fratello Salvatore, redento dalla morte, accolto, assolto da ogni colpa, riconciliato con il Padre e recato sulle spalle dal buon pastore, partecipi alla gloria eterna nel Regno dei Cieli. Eterno ricordo del Signore, splenda qui la luce del tempo. Insieme a tutti i morti in Cristo. Ti rendiamo grazie, oh Signore, per tutti i benefici che gli hai dato in questa vita, come segno della tua bontà e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti, aprigli le porte del paradiso. E a noi che restiamo qua giù, dona la tua consolazione con le parole della fede, fino al giorno in cui tutti riuniti in Cristo potremo vivere sempre con te nella gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. In paradiso ti accompagnano gli angeli, al tuo arrivo ti accolgono i martiri e ti conducano alla Santa Gerusalemme. L'eterno riposo dona a noi, Signore, se sospenda le voci del terreno, riposo si nasce. Capire che non so
non più solo, ma che son parte di una immensa vita che generosa risplende intorno a me. Dono di lui, del suo immenso amore. Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, fratello sole e sorella luna, la madre terra con frutti, prati e fiori, il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura, per le sue creature. Dono di lui, del suo immenso amore. Guarda la nostra preghiera e tenci a vivere la mia città, la nostra esperienza per conoscere le cose belle, buone e belle. Aiutaci a credere in atto a dare un nuovo, fa che il mondo si asciughi divino e rimossi in noi. La Madonna, la tua presenza, guida il nostro cammino, non è più nelle mani, tutta la nostra pace. La ricchezza della tua benedità sarà già nella nostra vita, e ci piace fare solo il tuo regno e la tua giustizia. Cristo primogenito di coloro che risorgono trasformerà il nostro corpo mortale a immagine del suo corpo glorioso. Raccomandiamo il nostro fratello al Signore perché accolga la sua anima e la pace eterna e risusciti il suo corpo nell'ultimo giorno. L'eterno riposo dà la luce al Signore e prende a lui la luce per quello che è il corpo di pace.